Ciao ragazzi, ben ritrovati qua sul canale. Oggi giornata di pesca in solitaria sui laghi. Sono alla ricerca di nuovi spot e voglio vedere se riesco a trovare degli spot che mi riescano a portare non soltanto pesci come l'aspio. Voglio vedere se si riesce a trovare qualche bass e anche qualche lucio perca. Quindi mi raccomando, rimanete con me, continuate a seguire il video e se volete partecipare a delle uscite di pesca con me qua sui laghi alla ricerca di grossi aspi come ha fatto fra un paio di settimane fa, non perdetevi il video, lo trovate sul suo canale e qua sotto in descrizione. Scrivetemi, andate a vedere il nuovo sito e come sempre rimanete connessi con Chasing Minnow. Adesso andiamo in pesca e speriamo che la giornata sia proficua. Incominciamo! Ho montato la favorite, quella che uso per andare ad aspi. Ho appena visto un gorgo gigante e qui sono sicuro che ci sono gli aspi nascosti. E adesso lo freghiamo subito. Ho fatto già un po' di lanci con dei topwater, ma niente, adesso voglio scendere un attimino sotto la superficie, acqua molto sporca, vediamo se con un minnow bianco riusciamo a fregarli. Cambiamo. Adesso è il posto degli aspi. Bastardo, vedi? Marco Diaz. È appena saltato qua fuori. Porca miseria, non una carpa per fortuna. Eccolo. Pesce. Un aspio piccolissimo, ragazzi. Eccolo qua. Primo della giornata. Ehi. Bene, sono le 5, ho fatto la mia ricerca di alcuni spot e adesso sono tornato nelle zone che conosco. Vediamo. Sì, sì ragazzi, big bass, big bass, big bass, lo sapevo io. E vai!
E andiamo ragazzi, che bel bass che ho preso. Papparapappa. E vai. Subito guadinato. Spero si riesca a vedere ragazzi. Lo slamiamo e gli facciamo una foto. Guardatelo qua. E vai. Un bel bass dei laghi di Mantova. Adesso lo rilasciamo subito. Opla. E voilà. Andato. Continuiamo. Bel bassotto e l'ho preso anche qui con uno spinner bite, ragazzi, guardate qua. Però io ho aggiunto un piccolo trail al trailer, scusatemi, gli ho aggiunto un piccolo sciaddino in gomma. È mezzo squagliato, però vabbè. Finché tiene, continuiamo. Adesso appena cala il sole un attimino di più mi sposto fuori e inizio a cercare l'aspio un pochettino più assiduamente. È vero che l'ho già detto una volta, però è venuto fuori il bass e quindi insisto ancora un pochettino. Pesce! Sì! Sì ragazzi, un altro bel bass! Ma vai così! Cazzo, questo è un bel bass! Sì! Nella rete! E andiamo! Madonna che bel bass! Ragazzi, guardate che bel petardo! Secondo bass di giornata! Lo rilasciamo subito, cerchiamo altri. Dai, vai bello. Devo dire che la situazione è molto promettente, peccato che sto iniziando a finire le batterie della GoPro. Bene ragazzi, eccoci qua alla fine. Giornata terminata con una frittatina di black bass, sono contento, sono riuscito a arrivare al risultato. Stavo cercando dei black bass, volevo sapere se nel lago vi era ancora la presenza di pesci che comunque fossero abbastanza aggressivi da mangiare. C'è un'altissima pressione di pescatori di black bass qua nei laghi, quindi è molto difficile. Si prendono comunque dei bei pesci, ahimè sono un pochettino segnati, specialmente sulla zona della bocca, perché sicuramente sono stati già allamati da qualche pescatore, però sono di bella taglia, sono divertenti e quando mangiano, mangiano bene. L'esca di oggi è stata sicuramente un bellissimo spinner bite, come vedete sono un po' stanco, mi perdo le parole. Mettetegli sempre un grabbettino dietro, perché questo fa sempre la differenza. Io direi che ci vediamo al prossimo video, mi raccomando continuate a seguirmi su Instagram, su YouTube e anche su Facebook. Se avete bisogno di qualche informazione, volete fare qualche uscita, seguite il link che trovate nella bio, perché Chasing Minnow adesso va anche a pesca con tutti voi. Mi raccomando, continuate a seguirmi e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!